Donatella Baglivo, che anche lei è una regista di tutto rispetto e ha un curriculum veramente fantastico. È il bello di questa regista che poi lei ha spaziato tra il cinema americano e il cinema italiano, quindi diciamo una visione molto ampia di quello che può essere il discorso cinematografico. Però ecco, vorrei anche sentire proprio da loro, perché hanno chiaramente due percorsi diversi. Piero, che è un cultore, un amante del cinema, devo dire che lo sto conoscendo e scopro una persona con molta volontà. Intanto do la parola a Piero Pacchiarotti e ancora grazie e complimenti per quello che stai facendo nel nostro territorio. Grazie a te, diciamo che l'impegno c'è, io e Donatella siamo due macchine, due carri armati, però la voglia di comunque di lasciare il segno, di piantare questo seme che nella speranza che cresce, che cresca e crescerà sicuramente, mi piacerebbe che non tanto diventasse una tappa fissa di questo percorso, poi magari legando qualche altra tappa anche qui nel territorio, prima di spostarci come al solito un pochino all'estero, dove paradossalmente, siccome probabilmente nessuno è mai proprio in patria, no? Poi vai all'estero e sei più apprezzato, forse perché non ti conoscono, no? Due aspetti cinematografici vissuti sia in quello americano che in quello italiano. Mi piacerebbe sentire da te un po' la differenza di cosa hai trovato fra questi due aspetti cinematografici, secondo me molto distanti, no? Perché tu hai vissuto anche l'epoca del neorealismo, insomma, con i grandi divi italiani, e mentre di là, dall'altra parte dell'oceano, chiaramente si producevano altri film, magari Ben-Hur, Spartacus, no? Oppure appunto diciamo la grande Audrey Hepburn, insomma c'era tutto un altro tipo di cinema. La mia grande passione è stata fin da piccola sempre il cinema. Ho iniziato a fare storia del cinema già da giovanissima. Sì, a 18 anni ho aperto già una casa di produttrice, ho tutti i giornali da più giovane produttrice italiana. Comunque il rapporto tra cinema italiano e cinema americano è diversissimo comunque, dagli artisti, la nostra cultura, il nostro inventare, il nostro... Non lo so, è completamente diverso. In America certo c'è grande serietà, tutti lo dicono, c'è grandi soldi, tu devi inventarti qua le cose, cercare, non so, se devi comprare un tavolo per fare una produzione, te lo devi costruire, perché magari... Però non mi dispiace tutto questo quando... Devo fare un lavoro anche con pochi soldi, cerco di inventare le cose io.